Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un accessorio molto interessante e utile per chi come me fa il detailing o per chi acquista o ha acquistato auto usate. Parliamo infatti di uno spessimetro digitale, in particolare che abbiamo il Blue Technology P13 SL, uno dei prodotti top di gamma dell'azienda polacca, che tra l'altro ringrazio per avermi inviato il P13 proprio per questo video. Oggi andremo ad eseguire dunque l'unboxing, successivamente vi parlerò delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità, successivamente calibreremo assieme lo strumento e dopo averlo testato sul campo ci ritroveremo qui in studio come sempre per le considerazioni finali e le conclusioni. Tra l'altro poi sono riuscito a ottenere un piccolo buono sconto per acquistare il P13 sul sito Blue Technology, ma questo ne parleremo alla fine del video. Iniziamo subito dopo la sigla. Prima di partire con l'unboxing voglio però dirvi velocemente come funziona questo spessimetro. Semplicemente lui va a misurare, il sensore va a misurare quanto spazio c'è tra la lamiera ed il sensore stesso. Ovviamente la lamiera può essere metallica e non metallica, nel caso ad esempio dell'alluminio, e comunque il risultato che avremo è l'insieme di fondo più primer più colore più trasparente. Ovvio che lo strumento non è risolutivo e non va a misurare solo il trasparente, che diciamo è quella cosa che ci interessa, però nel caso di acquisto di auto usate ci permetterà di capire con le giuste tecniche se l'auto è stata riverniciata, se alcune parti sono state riverniciate o meno. Nel caso del detailing ci consentirà di capire quanto abbiamo tolto in seguito ad una carteggiatura o ad una correzione, ad esempio, ad un ciclo di lucidatura. Vediamo ora che cos'è contenuto all'interno della confezione del nostro P13. Troviamo manuale delle istruzioni in inglese e in polacco con il certificato di calibrazione, una pochette per inserire dentro il nostro spessimetro, il P13, le batterie e poi le due piastrine di calibrazione che serviranno per calibrare la misurazione su ferro e su alluminio. Vanno custodite con cura e non vanno rovinate. Mettiamo ora un pochino tutto da parte per parlarvi più nel dettaglio delle caratteristiche tecniche. Come vi avevo già accennato prima, abbiamo la possibilità di misurare lo spessore sia su substrati non ferrosi, quali ad esempio l'alluminio, che su substrati ferrosi. Il range però di misurazione varia tra uno e l'altro, infatti per l'acciaio possiamo compiere misurazioni tra 0 e 5000 micron di spessore, mentre per l'alluminio ci fermiamo a 2000 micron. Tra l'altro avremo vari range di precisione in base a quanto spessore stiamo misurando, infatti tra 0 a 500 micron avremo una precisione di più o meno 1 micron, per quanto riguarda tra 500 e 2000 micron più o meno 10 micron, e a questo punto la misurazione su substrati non ferrosi non è più possibile perché appunto, come vi ho già detto, da dopo 2000 micron fino a 5000 si possono misurare su substrati metallici e avremo come precisione più o meno 100 micron. Per quanto invece riguarda il sensore, è a punta sferica, quindi non risentirà delle ondulazioni superficiali e delle imperfezioni presenti sulla vernice. Ovviamente la superficie va pulita prima di utilizzare lo spessimetro, e per quanto invece riguarda la lunghezza del cavo è di 80 cm circa ed è molto resistente. Per quanto invece riguarda la parte posteriore troviamo l'alloggiamento per le batterie e un LED che può essere utilizzato qualora ci servisse, che può essere attivato anteriormente con il tasto con la lampadina. Per quanto invece riguarda gli altri pulsanti presenti sulla parte anteriore troviamo il tasto di accensione e spegnimento che ci serve anche per entrare nella modalità di calibrazione, e il tasto funzioni, nella quale sono presenti 16 funzioni diverse da 1 a 8 e da 8 a 16 con due possibilità di precisione. Infatti da 1 a 8 avremo la precisione di più o meno un micron, quindi con la possibilità di misurare fino a 500 micron di spessore, mentre da 9 a 16 abbiamo la possibilità di misurare da 500 micron in su. Voi direte, come mai ci sono 8 funzioni con un solo livello di precisione? Perché semplicemente possiamo decidere se attivare l'illuminazione dello schermo, che può essere verde, rossa o arancione se non erro, che ci fa vedere quando lo spessore è troppo elevato. Diciamo che è un riscontro solo visivo, non è che serva un granché. Ovviamente possiamo attivare o meno la funzione di hold, che dopo che abbiamo effettuato la nostra misurazione ci mantiene il valore a schermo,
poi dei suoni che secondo me sono fastidiosi e quindi io li tengo disattivati. Infatti, la funzione con cui mi sono trovato meglio è la F11. Siamo dunque giunti al momento della calibrazione. Farlo è semplicissimo, basta accendere il nostro P13 e tenere con pressione prolungata il tasto di accensione fino a che il countdown mostrato a schermo, che parte da 99, non arriverà a 0 e saremo finalmente entrati nella modalità di calibrazione. Non appena il countdown sarà terminato, ci verrà mostrato a schermo la scritta AL con questa serie di beep. A questo punto dovremo prendere la piastrina con scritto alluminio e ovviamente eseguire la calibrazione, ovvero poggiamo il sensore, quando il valore sarà mostrato a schermo, noi premiamo F fino a che non abbiamo questo beep prolungato. A questo punto rifacciamo la stessa cosa sulla piastrina ferrosa, teniamo premuto F e a questo punto la nostra calibrazione è terminata e siamo pronti per andare ad eseguire le nostre misurazioni. Accendiamo il nostro P13 e iniziamo con le misurazioni da questa parte del tettuccio, dai montanti. Viene rilevato che è ferro. Vedete, spessori abbastanza nella norma. Qui caliamo un pochino. Qui possiamo supporre che la verniciatura è originale. Spostiamoci, ad esempio, nel cofano anteriore. Ecco, vedete, spessori già più elevati. Ecco, spostiamoci però nella parte posteriore. Come vedete viene rilevato ferro e troviamo spessori nella media, perfettamente. Dunque, diamo poi uno sguardo generale a tutta l'auto e ovviamente a misurazioni fatte ci saremo fatti un'idea degli spessori medi dell'auto e quali parti possono o no essere state riverniciate. Ovviamente il sondaggio, tra virgolette, chiamiamolo così, non sarà definitivo, però insomma ci darà un'idea abbastanza generale dello stato dell'auto. Di sicuro, se trovassimo ad esempio una zona con spessore 30 micron, non andremmo a lucidare. Troviamo una zona con 600-700 micron, probabilmente il materiale da rimuovere è sufficiente per varie lucidature e probabilmente anche per carteggiature. Tornati dunque in studio, voglio spendere qualche parola per il P13, ma prima voglio darvi qualche indicazione che è riportata sul sito di Blue Technology per le misurazioni. Allora, iniziamo subito con gli spessori che in media hanno le vernici nuove delle auto. Siamo dagli 80 ai 180 micron circa. Ovviamente questi valori prendeteli con le pinze, è solo un valore, diciamo, indicativo di riferimento. Ecco, la cosa a cui bisogna stare attenti è che se andiamo ad effettuare una misurazione, ad esempio sul tetto, le altre non si dovranno discostare per più di 30-40% rispetto a quella. Quindi, se appunto effettuiamo una misurazione di 100 micron sul tetto, potremo oscillare tra i 60-70 micron e i 130-140 micron massimi. Ovviamente, se abbiamo meno di questa, diciamo, soglia comfort, e se abbiamo di più, l'auto sarà stata o lucidata o riverniciata. Quindi, insomma, vedete voi, ovviamente l'esperienza in questi campi aiuta molto. Per quanto invece riguarda i brand e gli spessori, brand asiatici come Hyundai, Nissan e Honda hanno spessori che in genere vanno dagli 80 ai 100 micron. Per quanto invece riguarda i brand europei fino al 2007, non ci deve sorprendere trovare spessori di 120-170 micron, mentre sempre per brand europei dal 2007 in poi, che utilizzano dunque vernice acqua, troveremo spessori di sicuro più inferiori rispetto ai precedenti di 20-40 micron. Quindi vedere ad esempio su una Volkswagen o su un Audi 120 micron di spessore in media non ci deve, diciamo, creare alcuna preoccupazione. Ovviamente le vernici metallizzate saranno più spesse, le vernici delle auto più costose, ad esempio le Ammiraglie, saranno più spesse, vernici pastello rispetto alle metallizzate un pelino meno spesse, ovviamente. Parlando invece di trasparenti in media sulle auto, ne troviamo circa, ovviamente sono sempre valori molto molto indicativi, 40-50 micron a macchina nuova. Mi raccomando, ripeto ancora che questi valori sono indicativi, sono una base di partenza e un riferimento da cui, diciamo, partire e iniziare ad effettuare le nostre misurazioni. Veniamo però dunque al nostro P13 che mi è piaciuto, le misurazioni sono state sempre abbastanza
costanti per il prezzo che costa, di sicuro è un ottimo prodotto e anche abbastanza affidabile. Unico difetto che ho riscontrato, se lo possiamo chiamare tale, è che lo schermo quando cambia di valore, quando ad esempio stiamo effettuando misurazioni, i valori a schermo cambiano, ha un piccolo effetto fading, nel senso che il carattere, per passare da, ad esempio, da un 1 a un 2, l'1 svanisce piano piano e appare il 2. Diciamo che non ho ben capito se sia un problema delle batterie o comunque del P13, di sicuro mi informerò. Comunque, a parte questo, diciamo, problema visivo, non ci sono stati effettivamente altri problemi. Calibrazione sempre a posto, non si scalibra facilmente e quindi, devo essere sincero, ve lo posso consigliare come prodotto per iniziare. Ovviamente il costo di 100-120 euro in base a dove lo acquistiamo è abbastanza tranquillo, se lo paragoniamo a spessimetri di 1000, 2000, 3000 euro che ci riescono anche a individuare i vari strati, gli spessori dei vari strati singoli. Ovvio che sono altri oggetti, di sicuro un appassionato non è che si metterà ad acquistarli. Veniamo dunque appunto alla garanzia, che è di 2 anni normalmente. E invece per quanto riguarda il prezzo, allora vi lascio intanto il codice sconto del 10%, basta inserire Moschi nella fase checkout nella casellina di sconti sul sito Blue Technology, che vi permetterà di acquistarlo spedizione normale, standard inclusa, a 100 euro circa. Se lo volete acquistare su Amazon lo trovate a circa 120-125 euro, venduto da Blue Technology e spedito da Amazon, quindi lo ritroverete a casa in pochissimo tempo, in qualche giorno. Mentre se lo comprate sul sito di Blue Technology senza sconto, ovviamente non ve lo consiglio, lo pagherete sui 110-115 spedizione inclusa. La spedizione, quella un pochino più veloce, costa sui 20 euro circa, quindi insomma fate i vostri calcoli e vedete voi. Ovviamente il prezzo di 100 euro scontato è spedizione inclusa. Detto ciò dunque, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati su nuovi video che pubblico. Seguitemi sui social, su Instagram in particolare, dove pubblico le storie dei prodotti che sto provando o degli accessori che proverò nelle prossime settimane. Vi lascio i link e i nominativi qui sotto. Io, ragazzi, come sempre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo sul canale con nuovi video. Ciao ciao!